L'alieno arrabbiato. Ciao! Cos'è questo rumore? Ehi, salve! Scusa, non volevo spaventarti. Oh no, sì, certo, non avevi affatto paura neanche un po', no? Quindi, dove stai andando? Stai cercando il pianeta di Pocoyo? Davvero? Beh, noi sappiamo come arrivare al pianeta di Pocoyo. Ma certo, ci farebbe molto piacere indicarti la strada. Ma che c'è da ridere? Niente. Bene, perfetto. Bambini, potete dire all'alieno come raggiungere il pianeta di Pocoyo? Da quella parte! Segui la freccia! Giusto, da quella parte! Segui la freccia! E buon viaggio! Eccolo qui! A proposito, tu hai intenzioni pacifiche, vero? No! Oh cielo! No, non è così! L'alieno vuole farci la guerra! Vuole conquistare il pianeta di Pocoyo! Oh, guarda, un bruco minuscolo! Oh, com'è carino! Il bruco dice grazie per il cappello, signor alieno. L'alieno dice che è venuto qui per diventare il re, piccolo bruco, non per fare cappelli. Pocoyo? Vorrei presentarti questo piccolo alieno che è venuto qui per... giocare! Non è proprio così. Lui è venuto qui perché intende diventare re del tuo pianeta. Ellie! Buongiorno, Ellie. Qualcuno di voi, bambini, può dire a Ellie a Pocoyo da dove viene questo strano rumore? Dall'alieno! L'hai calpestato! Oh cielo, è vero! Accidenti! Eccolo qui! Poverino! L'hai schiacciato! Ah, eccolo lì, tornato come nuovo! Oh! Perché non giochi un po' con loro prima di conquistare il pianeta, piccolo alieno? Oh, mamma! Pato, l'alieno ti sta ordinando di spostare immediatamente quel vaso di fiori sulla sinistra. Pato è d'accordo, piccolo alieno. Hai ragione, i fiori stanno molto meglio su questo lato. Anzi, è molto contento che tu gli abbia consigliato cosa fare. Ah!
Ah, stai dicendo che quella è la parte di tua proprietà e non permetti a nessuno di oltrepassare il confine? Guarda, ci si diverte un mondo a saltare tutti insieme! Attenta, Ellie! L'alieno sta cercando di spaventarti, Ellie! Oh, adesso non funziona neanche il piccolo cannone giocattolo! Oh no, piccolo alieno, non fare così, coraggio! Va tutto bene! Perché non metti da parte quest'idea di conquistare il pianeta e diventi nostro amico? Vedi, noi vogliamo essere tuoi amici, ma devi volerlo anche tu, capisci? Farete amicizia con l'alieno se lui non vi farà la guerra? Saremo tuoi amici! Ci piace, piccolo alieno! Visto! Basta solo che tu sia buono con loro! Oh, molto meglio! Forse non hai conquistato il mondo, piccolo alieno, ma hai certamente conquistato i nostri cuori! Evviva! Si gioca insieme! Evviva i nuovi amici! Ciao ciao! Alla prossima! Pato subacqueo. Buongiorno, Pocoyo. Ciao! Ciao, Ellie! Ehi là, Pato! Cos'è questo rumore? Ah, certo! Pato ha puntato la sveglia. Che strano. Fai le valigie. E dove vai, Pato? Stai andando a trovare i tuoi amici Fred e la balena in fondo al mare. Bello! Giusto, bravo. Ti occorreranno quando sarai in mare. Siete curiosi di sapere che cosa sta per fare Pato, giusto? Qualcuno di voi può dire a Pocoyo ed Ellie dove sta andando Pato? Va a trovare la balena e il polipo! Va in fondo al mare! Ciao, Pato! Divertiti! Giocare con gli amici sotto il mare. Cosa c'è di più bello? Che cos'è? Una palla. Fantastico! Coraggio, allora si gioca! È complicato giocare a palla sotto il mare. Oh no! Il mare si sta portando via tutti i tuoi giocattoli dalla valigia! E adesso con che cosa giocherai? Ah, la trombetta! Sì, dovrebbe funzionare. Oh cielo! Ho l'impressione che la trombetta e l'acqua non vadano molto d'accordo. Ah, ecco una cosa da fare! Leggere i fumetti! Oh no, è rovinato! Ah!
Pato? Oh cielo, non riesci neanche ad arrabbiarti perché l'acqua ti rallenta i movimenti. Temo proprio che Pato non si stia godendo la gita come si aspettava. Ah, niente di meglio di un delizioso pranzetto per tenerti allegro, non è vero, Pato? È sicuramente un piatto interessante. Spaghetti di alghe, vero? Pato vorrebbe sapere se ne volete assaggiare un po'. Non li vogliamo! Li mangi tu! Io? Oh no, 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 no! Ho pranzato prima. Temo che ti tocchi mangiarli, Pato. Bravissimo, Pato! Oh no, non vorrai andartene, Pato! E perché non hai nessun giocattolo che funzioni? E non ti piace il cibo, vero? Secondo me hai nostalgia di casa. Ehi, guarda! La balena ti fa fare un giro prima che tu te ne vada. Così potrai vedere quanto può essere emozionante stare in fondo al mare. Wow! Ehi! Ma è come stare in un immenso parco giochi! Sì! C'è un'altra cosa che la balena vorrebbe farti vedere prima che tu vada via. Una bolla! Ma guarda! Puoi giocare a palla lì dentro, proprio come a casa! E queste sono spugne! Una pedana elastica fatta di spugne! Che spasso! Guardate, Pato ha l'aria di divertirsi davvero un mondo! Che ne dite voi? Alla fine a Pato piace stare in fondo al mare? Sì! Si diverte! Gli piace! Questa cos'è? Una conchiglia gigante! Cosa c'è dentro? Sono Pocoyo e Ellie! Evviva, è bello scoprire nuovi mondi! Evviva gli amici acquatici! Ciao ciao, alla prossima! Buongiorno, Pocoyo. Ciao! Vedo che Ellie ha in mano una specie di vaso. Ma certo, sta facendo un bel dipinto! Un modo un pochino insolito per dipingere. Cos'è stato? Scimmia. Dici che era il verso di una scimmia. Qualcuno di voi può dire a Pocoyo se era davvero il verso di una scimmia? Non è stata una scimmia! No, è Ronfottino! Esatto, non è una scimmia, è Ronfottino! Ma guarda, anche lui sta dipingendo! Bravissimo! Ah!
anche Freddy il polipo farà un dipinto. Che cosa dipingerai? Oh, non lo sai ancora? Certo. Pato, anche tu ti metterai a dipingere? Forse dipingerai, forse non dipingerai. Ho l'impressione che il nostro pato non ami particolarmente dipingere. Ah, coraggio! Tutti alla mostra di pittura! Ecco Ronfottino con un bel vassoio per il rinfresco. Che buone! Deliziose! Oh, sì, ecco lo stupendo quadro di Ellie. E tu che ne pensi, Pocoyo? È bellissimo! Un'opera d'arte! Ah, questo deve essere il dipinto di Ronfottino. Cosa dici, Pocoyo? Non trovi le parole giuste per descrivere questo bel dipinto? Oh sì, certo! Un capolavoro! Pieno di energia! Grande dinamismo! Fermo, fermo, Ronfottino! Cerca di non esagerare! Ecco l'opera senza pari di Freddy il polipo! Pocoyo vuole sapere cosa raffigura il tuo dipinto, Fred. Ah, sì, ma certo. Dice che è uno scarabocchio. Oh. Ecco il dipinto di Ronfotto. Che ne pensi, Pocoyo? Onesto, vero. Addormentato. Pato, finalmente hai deciso anche tu di fare un dipinto. Ce lo fai vedere? Ma caspita, Pato, ma l'hai dipinto tu! Ma ne hai fatti altri? Oh, non ci posso credere! Ne hai altri ancora! Vediamoli! Quelli! Non ho parole! Fanne uno adesso per noi! Coraggio, Pato! Qui vogliono tutti vedere il grande pittore all'opera! Dite un po', bambini, vorreste vedere Pato all'opera? Sì! Fai un dipinto, Pato! Non hai gli strumenti adeguati! Nessun problema! Ecco qui una tela bianca tutta per te! Hai sete? Ecco da bere! Coraggio, Pato! Siamo pronti! Stupiscici! Oh, cielo! Pato, non sono opera tua tutti quei quadri, vero? D'accordo, va bene, facciamo così. Innanzitutto direi che dovresti riportare quei dipinti dove li hai presi. Molto bene. Ecco una bella tela bianca. Su, provaci! Ah, d'accordo, dipingere non è il tuo mestiere. Allora qual è? I fiori! Certo, sono bellissimi! Appunto, perché non li dipingi? No, non c'è nulla di cui aver paura! Ehi, Pocoyo ha disegnato un fiore stupendo! Pato, ce l'hai fatta! Sei riuscito a fare un dipinto, guarda! Ed è un vero e proprio capolavoro! Sono senza parole! E allora, visto che ne valeva la pena? Evviva Pato! Evviva le cose nuove che bisogna provare! Ciao ciao, alla prossima!
Del mostro. Ciao Pocoyo. Ciao. Che cosa stai costruendo, Pocoyo? Cos'è quello? Un mostro! Oh, mamma mia! Aiuto! Ma quel disegno fa una paura da morire, Pocoyo. Che spavento mi hai fatto prendere! Che cosa pensi di fare ora con quel mostro? Boh! Vai in giro a spaventare la gente! E chi? Gli amici! Oh, guarda, c'è Ellie! Buongiorno, Ellie! Guarda, Ellie! Un mostro! Ah, sì, ha le gambe azzurre, certo, hai visto bene. Qualcuno di voi pensa che Ellie abbia davvero paura del mostro? Infatti, sta solo facendo finta. Su, non prendertela, Pocoyo. Il tuo mostro fa davvero tanta paura. È terrificante. Aiuto! Aiuto! Mostro, 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 mostro! Ah! Aiuto, il mostro! Vai un po' a vedere che cosa succede, Pato. Forse Pocoyo ha ragione e c'è davvero un mostro. Aiuto! Ah! Aiuto, Pato, scappa! Fuggi! Non funziona. Neanche Pato si è spaventato. Stupida scatola! Pocoyo! Oh no! Questa proprio non ci voleva. La scatola di Pocoyo ha intrappolato il povero Ronfotto. Ellie, Pato, quello non è Pocoyo. Credetemi. Qualcuno può venire a vedere. C'è per caso Pocoyo dentro quella scatola? No! Non c'è Pocoyo in quella scatola. Oh, povero Ronfotto! Non vedrai l'ora di uscire da quella maledetta scatola! Sono certo che i tuoi amici ti aiuterebbero, ma ora sono convinti che tu sia il mostro. Cosa dici, Ronfotto? Dato che tutti ti credono il mostro, farai davvero il mostro. Oh no!
cos'è che squilla? Il telefono! Pronto? Pato! Il mostro! Un momento! Forse Ronfottino ha capito qualcosa! Guardate, sì, Ronfottino, hai ragione, c'è Ronfotto nascosto in quella scatola. Meno male che l'hai scoperto tutto. Pocoyo, Ellie, Pato, non c'è nulla di cui avere paura. Quello lì non è un vero mostro, credetemi. Bambini, sapete dirgli chi c'è nella scatola? Avete visto? Era finto! Non c'era proprio nessun mostro da nessuna parte! C'era solo Ronfotto nascosto nella scatola! Oh, mamma! Ma certo, divertente! Avete tutti la vostra scatola colorata da mostro! Evviva le facce da mostro! Evviva gli amici! Ciao ciao! Alla prossima! Oh,